Ciao zio Pecci, ciao presidente, ciao Tommaso Guerrini, ragazzi, buonasera a tutti, buonasera a tutti. Benvenuti, direttina, molto particolare, per me questa è una diretta molto, lo dico sempre, ma questa è veramente particolare. E vi dico perché. Questa sera andiamo a provare due prodotti americani che diciamo si vantano nella loro meccanicità, uno di essere molto particolare perché è una crema e non un sapone, e uno invece è un sapone che mi ha fatto, come si dice, sottolineare un amico mio che già tiene questo sapone perché ero convinto che tutte e due fossero delle creme. Ciao Fabio, ciao Damiano. Quindi, ragazzuoli, che dirvi? Andiamo a provare queste creme. Loro puntualizzano su queste creme che sono delle creme veloci per chi magari va di fretta e mi hanno detto provale un po'. Vedi tu, ora sarà difficile a farmi lasciare il pennello, perché la magia del montaggio della crema in faccia è tanta roba, però magari per una rasatura veloce, se questa crema è istantanea, senza montaggio, come dice lui, che è la Prince, che sarebbe questa qua, o perlomeno come dicono loro, della Lush. È così veloce da spalmare in viso quei 3-4 minuti, diciamo, tecnici, e lei già fa il suo dovere di scorrevolezza, protettività. Sarebbe bello, sarebbe bello. Io, ragazzi, faccio una puntualizzazione. Oggi, diciamo, nel mondo della rasatura è tutto un'estremizzazione, perché, ragazzi, ci possiamo fare la barba pure con la saponetta. Cioè, se tu pigli il sapone delle mani mantovane, ti fai la barba, ragazzi. Quello che su un prodotto da rasatura fa la differenza non è proprio la schiuma, ma è il post rasatura, quello che ti riesce a dare. Ciao Rocco, ciao Alessandro, quello che ti riesce a dare nel post rasatura. Lì si vedono le differenze di un prodotto commerciale, un prodotto medio. Ciao chef, ciao Marcuccio, ciao fratello mio. Lì si vedono le differenze di un prodotto di un certo livello o un prodotto commerciale. Ciao Antonio, allora ragazzi, io essendo che dovevo fare due dirette, perché prima dovevo provare questo qua, e io dovevo provare questo qua. Nine! Nine! Mezza faccia con questo, mezza faccia con questo. Minchia ragazzi, ditemelo che sono un genio. Ammettete che sono un genio. Sono sprecato, sono sprecato. Allora, il primo che vado a usare dal lato destro, perché poi lo sapete con le telecamere è tutto al contrario, quindi questo è il mio lato destro, che si chiamerà, o perlomeno si chiama Prince, è diciamo un floreale agrumato che mi dice qui che ammorbidisce i peli ispidi, irti e setosi, tipo viene avanti cretino di Lino Banfi, l'avete capito, no? Tipo vediamo quello che succede. Allora, si presenta con questa densità, una crema, la profumazione è da crema. Tipo una crema Vichy, una crema. L'agrumato lo sento, ma è molto cremone. È morbidino. Loro dicono di abbondare, giustamente vogliono che finisca presto in modo così poi te lo compri. Ma io ci vado a orecchio, non a occhio. E vediamo un pochettino se mi riesce a dare con una quantità giusta le performance di una bella insaponata che fa alzare il pelo, che prepara la pelle alla rasatura, eccetera, eccetera, eccetera. Il rasoio che vado a provare questa sera, ovviamente, non posso provare un prodotto che devo testarlo con un rasoio che magari non conosco, non conosco il taglio, non conosco come rade. Quindi stasera lo vado a provare con un rasoio che conosco benissimo, uguale mi pare 2 o 3. Era occhio malocchio, prezzemolo e finocchio. Grande, che film strepitoso! La nostra soddisfazione è il nostro miglior premio. Quindi vado a provare un rasoietto che io a sua volta conosco. Ciao Matteo, ciao Giovanni Di Salvo. Conosco benissimo le performance di taglio e vedo un pochettino se veramente questo prodotto, per come dicono loro,
quindi spalmato col dito, e fatto agire il tempo che uno si prepara le cose, se veramente ti dà questo posto e rasatura che loro dicono e questa scorrevolezza alla lama. Ciao Peppe! Ciao Pool Shave! Allora, da questa parte ragazzi me lo sono messo. Loro dicono di stenderlo così. Da questa parte invece andiamo a mettere il Daphne. Penso che si dice così. Ragazzi, io con l'inglese sono madrelingua. Si presenta come una pasta rosa, cremosa. Profumazione, ragazzi, che dirvi? Big Bubble, quella blu, ve la ricordate? Per capirci. Lo vado a prelevare con il pennellino che mi è appena arrivato e che ringrazio l'amico Rinaldi, quel disgraziato che mi manda sempre le macumbe, che mi deve venire la diarrea quella fotonica. Aspettate, me le tocco, non si sa mai. Vado a caricare Nu Pennellazzo perché si presenta come una pasta semi-morbida. E vediamo ragazzi che succede. Vediamo che succede. Sono curioso sia di testare il pennello che di provare questa crema. Allora, vediamo un po'. Diciamo che l'ho caricato anche in maniera abbondante. Vado. Non vi nascondo, volevo fare un pochettino il furbetto, ma voi lo sapete che sto sincerone, volevo vedere su internet se c'era qualcosa tecnica che parlava di questi prodotti. Onestamente, ho visto quattro debosciati che onestamente tutto mi davano fuorché sicurezza. Quindi ho detto: vabbè, dai, vado di esperienza. Diciamo che tecnicamente sta montando nella ciotola di Salgenovese. Come sempre, ragazzi, fatelo montare con le punte del pennello in modo che la crema non immagazzina aria e avete l'effetto pastone, come piace a me. Diciamo che tecnicamente il prodotto è quasi pronto e mi vado a insaponare questo lato di faccia. Allora, la profumazione, diciamo, Big Bubble si sente. Si sente, non vi nascondo ragazzi, sul pennello sento un effetto oleoso che è devastante. Ora non so dovuto a cosa, ma è molto ma molto oleosa, a cremone proprio, classico cremone. Quindi vediamo un pochettino come si comporta. Ciao Uccio! Ragazzi, se vi piacciono le Big Bubble che vi fanno tornare bambini, onestamente è strepitoso. Ora vediamo però. A noi la profumazione sì ci interessa, però ci interessa pure il post rasatura. Non voglio stare neanche a massaggiare più di tanto, perché proprio voglio vedere tecnicamente, come dicono loro, per una sbarbata molto veloce. Quindi io non ci devo perdere tempo, come dici tu. Deve essere una cosa veloce. Come incomincia a lavorare il prodotto? Il rasoietto che vado a provare questa sera è un 7 ottavi filarmonica NOS. NOS sta per nuovo. Non è un Sellaoro, ma è un bello originale filarmonica spagnolo. Penso che sia 1930, all'incirca siamo lì. Affilato su una camisori. Pietra fotonica che mi ha permesso di salire il mio step di affilatura in maniera incredibile. E vado. Ovviamente, ragazzi, ho una barbetta di 2 giorni, quindi la più ostica di tutti. Perché? Perché il pelo è appena uscito, quindi se hai un rasoio troppo aggressivo, ti falci. Sembra che stia smontando. Guardate. Sembra che stia smontando, non lo voglio dire, ma vado. Giuseppe Tringale, ragazzi, buonasera a tutti. Diciamo che perde la sua schiumosità, ma ovviamente, ragazzi, capisco che non è una schiuma, perché ha un'oleosità molto particolare. Vado.
Ora andiamo lato crema e vediamo la differenza. Non vi dico niente per ora. Guardate come smonta. Ci passo, vediamo che succede. Ciao Gabriele, grande fotografo professionista. Vado sulla crema. La crema per com'è rimane. Assurdo, ragazzi. Io non sento la lama. Con questa crema non sento la lama. Assurdo. Fanno loro una specifica in questa crema, ragazzuoli. Praticamente sul barattolo dicono che se tu usi dei rasoi, a sua volta devi prepararti una ciotolina con l'acqua calda, perché essendo che è molto densa, ovviamente ti va a otturare. Ciao Edoardo, ti va a otturare, diciamo, il gap del rasoio. Assurdo. Ciao Deborah, dai che ci vediamo presto. Avvocato, buonasera. Avvocato Solli, benvenuto. Allora, ragazzuole, prime impressioni le facciamo veloci veloci, perché sono curioso anche di dirvi, perché poi alla fine quello che vi interessa è sapere, io ve lo faccio sapere. Allora, la crema, o perlomeno il sapone, che loro dicono. Ci siamo? C'è scritto qua proprio sapone a tutti gli effetti. Sì, diciamo è un po' ostico da montare, con tutto che c'ho il pennello sintetico, quindi come se fosse uno yaki. Allora, Antò, la crema non va montata, va messa in faccia come crema, mentre il sapone è sapone a tutti gli effetti. Infatti, se tu guardi, monta. Ma monta anche lavorando di punte in maniera molto, ma molto, ma molto, diciamo, vaporosa. Ciao Salvuccio, non vi nascondo, ragazzi, che la rimetto un'altra volta in faccia perché devo fare la seconda passata. La scorrevolezza è tanta roba, ragazzi. Anche di questa qua, diciamo che ha questa osticità nel montaggio. La profumazione è da Big Bubble, magari è molto sbarazzina la profumazione. Però la cosa che mi dispiace è che al montaggio, ragazzi, perde un po', l'avete vista. La crema istantanea, ragazzi, invece vi posso dire, qui lo dico e qui lo nego, per quelle che ho provato è la migliore crema. Che cazzo mi sto mettendo? La schiuma da barba da questa parte. Sbagliato! Nine! Qua ci va la crema. Me lo tengo in faccia. La scorrevolezza ce l'ha, però smonta perché molto piena di aria, con tutto che io l'ho lavorata di punta. Mentre la crema,
Ragazzi, la crema è strepitosa. Ma mi credete che non sentivo la lama? Ma che vi devo dire? Non sentivo la lama del rasoio. Non sentivo la lama del rasoio. Ora, ovviamente, sto andando fuori, diciamo, tecnica loro, perché loro dicono di metterlo con la faccia asciutta. Io, ovviamente, avevo la faccia bagnata perché mi sono sbagliato, ma va lo stesso. Alla fine, facciamo una prova insieme. Porco di un cane lordo. Mi ha colpito, ragazzi, questa crema mi ha colpito. E vado a farmi il primo passaggio proprio sulla crema. Ragazzi, è una goduria. Questa crema è strepitosa. È strepitosa. Velocissima da usare. Mamma mia, ragazzi. No, non sento la lama. Ciao Andrea, non sento la lama. Mamma mia ragazzi, ciao Francuzzo, grande Franca Alfonso, io ti faccio i complimenti pubblici perché sei ora commendatore della Repubblica Italiana, grande, 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 orgoglio siciliano di tutto noi, nonché barbiere del Presidente della Repubblica, e non so se mi spiego ragazzi. Quindi grande orgoglio, grazie per essere questa sera con me. È un onore. Belgio presente, grandioso ne do. Ora mi manca solo il mio amico Carlos. Da Rio de Janeiro, abbiamo il pacchetto completo. Strepitoso, strepitoso, ragazzi. Poi il mano libera, ragazzi, fa tanto maschio alfa, quindi tanta roba. Uno si sente wow, yeah. E poi ricordatevi sempre che la dolcezza, chi ha il mano libera, non ce l'ha nessuna rasatura al mondo. Due differenze completamente diverse. Sei un grande tu, che sei il nostro orgoglio, Franco, sia per l'umiltà della persona che sei, che sei immenso, sì, immenso. Quindi grazie. Allora, ragazzuoli, punto della situazione, perché voglio vedere in faccia cosa succede, però prima mi sciacquo, così mi levo quell'effetto burroso. Allora. Ah.
Salvatore, cosa vuoi? Quando sei venuto a casa mia non abbiamo proprio parlato. Lasci. Queste creme americane. Auguri a Salvatore. Auguri Salvatore, non so chi è Salvatore. Ah, perché ha fatto il compleanno mio nipotino, sì, gliel'ho scritto. Mi è venuto a trovare, ragazzi, è stato bellissimo veramente. Una sensazione come se lo conoscessi da una vita. Non avere quell'impatto e poi onestamente per me è un onore che avete questo piacere di conoscermi, ragazzi. Mi lusinga molto, certe volte mi mette in difficoltà, però mi fa piacere. Allora, ragazzuoli, cosa abbiamo provato questa sera appunto della situazione? Perché la faccia ride. Allora, che te ne pare? Visto che tu l'hai provata e mi hai dato delle dritte. Allora, se tu guardi, qua c'è scritto crema da barba. Mentre questo qua è il nuovo prodotto. Infatti, se andate nel loro store, c'è scritto, diciamo, è una nuova formula, diciamo, tecnicamente c'è scritto sapone, quindi questo va montato, questa è una crema. Allora, da questa parte ho messo la crema, da questa parte ho messo il sapone. Io posso dirti una cosa, io non so qua dentro cosa ci sia. Ora pubblicherò l'inci, magari così qualche dottorino, visto che abbiamo il buon Lantone Lombardo e tanti altri dottorini, mi spiegheranno a livello chimico l'inci che c'è qua dentro, perché mi ha dato una scorrevolezza. È un effetto da non sentire la lama da fuori di testa, ragazzi. Una cremina spalmata in faccia senza, diciamo, insaponata. Non mi fa rimpiangere il pennello, ni, perché il pennello, la magia, l'effetto che ti ruota il pennello, ti dà una sensazione oltretutto di freschezza. Però non vi nascondo che da questo lato parlando, se vado di fretta e magari vado in viaggio e non mi voglio portare il pennello, non mi voglio portare la ciotola, ragazzi, è devastante, veramente. La profumazione è molto buona. Il post-rasatura che sento, io non so se qua dentro ci sia qualcosa di siliconico, qualcosa di chimico, ma mi dà un effetto vellutato, come se fosse qualcosa di silicone. Ragazzi, una pelle assurda. Assurda, assurda, assurda veramente. Da questa parte parliamo di un prodotto che ha una sua osticità nel montaggio, con tutto che ho provato a montarlo con una setola sintetica tipo Yaki, ha avuto le sue difficoltà. Quindi, se si va a montare con un pennello maialazzo, La profumazione è da Big Bubble. Se vi può interessare, mi sono accorto che nel momento in cui mi radevo, si è visto nel video, smontava. Però, ciao Robby, il post rasatura, ragazzi, è tanta roba. Ovviamente, se devo scegliere, mitico tu, mi devi dare delle dritte sui sigari Amazon che mi mancano all'appello. Ho bisogno di avere consigli perché ho trovato dove prenderli qua, però ora ce le ha tutte e io non so dove indirizzarmi. Parentesi, questo qui, ragazzi, onestamente lo ricomprerei? No. Lo consumo, è stata un'esperienza, onestamente non lo ricomprerei. Non mi ha fatto impazzire, un sapone che mi smonta. Onestamente non mi va al genio più di tanto. Protezione, scorrevolezza lama da fuori di testa perché hanno, diciamo, una meccanicità molto untuosa, però untuosa non che dà fastidio, cioè la pelle non ce l'ho effetto olio, ma ce l'ho vellutata. Però se valuto i due sensi di, diciamo, di velluto in faccia, di vellutatezza si può dire, minchia, una minchiata spaziale. Da questa parte è molto meglio. Cioè, da questa parte parliamo di Prince. Da questa parte la mia pelle è molto, ma molto meglio. Ho usato il rasoio che conosco benissimo e, ragazzi, non sentivo la lama. Non sentivo la lama. Non sentivo la lama, credetemi. Quindi, per una rasatura veloce, questa Lush è formidabile. Senza portarti pennello, senza portarti un cazzo, vai alla grande tipo missile e ti lascia un posto di rasatura, è incredibile. Questo qui invece loro lo sperimentano, lo propongono come crema, ma da una vera crema cioè ai quali noi siamo abituati di un certo livello, e siamo abituati con creme di un certo livello, le abbiamo provate. Onestamente la vado a mettere all'ultimo posto delle creme provate, o se no all'ultimo, al penultimo. Perché non mi ha fatto gridare al miracolo, anche se
con tutto che ha smontato in faccia, essendo che è untuosa, mi ha dato tantissima scorrevolezza e tantissima protezione. Però il fatto che mi smonti la complessità non mi ha fatto impazzire. Prince, famosissima. Pelle devastante, ragazzi. In 2 secondi, l'avete vista, l'ho messa con le mani. Io preferisco il pennello e il montaggio perché mi fa tanto maschio alfa, mi fa impazzire. Però oggi ho una chance di dire vado in viaggio, non mi voglio portare un cazzo. Tac, me lo butto. Questo, un'esperienza americana. Profumazione da Big Bubble. Sì, bella, però non me la ricompro più. Andiamo all'after. Che after mi vado a mettere? Visto che ho da una parte un agrumato, un floreale e da quella parte ho una Bic Bubble. Ragazzi, sono liscio veramente, incredibile. Da questa parte la sensazione più, diciamo, se si può dire che non è, untuosa, ma non è untuosa. È una bella sensazione di benessere nella faccia. Buonasera, Mastro, magari fossi Mastro Livi. Magari fosse Mastro Livi. Ciao Alex! Allora, ragazzuoli, per avvicinarmi al profumo che mi sono messo, non vi nascondo, sono indeciso, ragazzi, perché poi ti metti qua davanti e ti rincoglionisci. Mi vado a mettere Mirsol, la plastic. Profumazione, ragazzi, di cremone, di cosmetica. Di un qualcosa che si avvicina all'acqua di rosa, per capirci. Proprietà lenitive, causticanti, ricostituenti o perlomeno ricostruttivi per la pelle dopo la rasatura. Cioè, ragazzi, sono liscio. Ovviamente, con questa pietra camisori del mio amichetto, onestamente, come vi dico sempre, sono salito di uno step incredibile. La lama diventa. Ho capito che vuol dire avere una giapponese da 150 euro, da 200 euro, con una di 2007, a prescindere che paghi in questi 2007 pure la grandezza e la bellezza, ma è anche la particolarità della grana, del grit che ha la pietra. Vado a posare il mio Mirsol. Ragazzi, sono un pochettino, non vi dico stordito, ma quasi, perché sono dei prodotti che non avevo mai provato. Quella crema da questa parte, diciamo, sì, va bene, ne ho provate di questi livelli, quindi poi vanno nel dimenticatoio mio. Quella che mi ha colpito è stata la crema istantanea, perché ragazzi, se avete modo di provarle, o perlomeno di provarla, vi consiglio di prendere questa qua, la crema istantanea. Io non so neanche dove si compra, ragazzi. Io penso che hanno un sito, perché ho visto qualche video su YouTube, però non so se hanno un sito o c'è chi li vende per loro, non ne ho idea. Provate questa qua è tanta roba, ragazzi. Questa è tanta roba. Farò una prova con il rasoio, diciamo, di sicurezza. Voglio vedere come si comporta. Visto che loro nella ciotola dicono di prepararsi, diciamo, un catino, diciamo, una ciotolina dove mettere, immergere dell'acqua calda, in modo così da pulire la lama ad ogni passaggio, perché sento che è molto pastosa, magari va a chiudere il gap del rasoio. Ciao Rocco, ti voglio bene. Bacini. Quindi, consiglio spassionato, ragazzi, avete modo di prenderla, questa qua prendetela. Vi ripeto, non so dove si acquisti, ma come crema veloce da viaggio, senza pennelle e senza nulla. No, ragazzi, promossissima. Giuseppe, ma che sito ci sono i negozi? Giuseppe, ma che sito ci sono i negozi della catena Lush? Non ne ho idea, credimi, non ne ho idea, ragazzi, di dove si compri. Ora vado a dare un'occhiata. Se trovo qualcosa ve la pubblico, non ne ho idea dove si acquistino, dove si prende, non ne ho idea. Vi dico solo che è strepitosa, mi è piaciuta. Cioè, oggi se io mi vado a fare un viaggetto e magari per la situazione X capisco che non mi posso portare il beauty case con il pennello, con la crema, cosa impossibile. Ma tutto può succedere nella vita, ormai nei miei 43 anni non mi spavento più di nulla. Non vi nascondo, me la porto, ragazzi. Se non posso schiumare, vado all'attacco in 2 secondi. Cioè, ho la pelle qua che è spaventosa. Ciao
Ci sono negozi che vendono solo questi prodotti, ma si compra a Milano. E ragazzi, voi siete del nord, io qua non ne ho di questi negozi qua, o perlomeno, non conosco benissimo la città, ma vi posso dire che non ne ho mai visti. In zona Duomo, Buenos Aires. Ragazzi, provateli, dateci un'occhiata. Vi ripeto, questo non mi ha fatto impazzire. Non mi ha fatto impazzire. Giuliano, io ti ringrazio per la dritta che mi hai dato, perché a me oggi pomeriggio mi sembravano che erano tutte e due uguali. Mi sono accorto, grazie a Giuliano, che già lui ha provato il Daphne, questo qua, che praticamente c'è scritto sapone, mentre questa qua è una crema. Io, diciamo, distrattamente, mi sembravano che erano tutte e due a creme da mettere in viso. Invece questa va montata. Come dicevi tu, è un po' ostica nel montaggio e onestamente nel momento in cui ha schiumato in faccia, con tutto che l'ho lavorata di punte, mi ha fatto tantissima aria all'interno della schiuma, non ti nascondo che mi ha dato una scorrevolezza e un po' strasatura importante, importante. Però questa qua, la crema, non ce n'è. Io la sensazione è fantastica. Fantastica, ragazzi, da migliore sapone senza perdere tempo. Lascia strada provinciale Catania, pure a Catania c'è, a Roma ce ne sono diversi, ma a Palermo non ce n'è, ragazzi. 10 euro per 100 grammi la Prince, grande Tommaso. Ragazzi, pubblicato il post, ma su Amazon se ci sono prezzi concorrenziali buoni, magari il vasetto questo qua piccolino, provatelo. Vi dico, ragazzi, che rimarrete veramente folgorati. Da provare, mi è piaciuta, mi è piaciuta. La profumazione sa di cremone, niente di fotonico. Ma ragazzi, ho la pelle da questa parte che è un velluto. Da questa parte pure. Però preferisco da questa parte. Me l'ha lasciata un po' più untuosa. Qua me la sento tipo effetto sole piatti. Tipo se il cistriccio fa pure il rumore. Invece qua proprio la sento nutrita. Magari, vi ripeto, ci sarà magari qualcosina di silicone. Perché quando ti dà la pelle così morbida, nutrita, me la sento bene. Comunque, domani mattina vi dico il posto rasatura perché tutto l'inghippo poi sta domani. Ora è tutto bello, specialmente dopo l'after. È tutto bello. La sensazione, ragazzi, che è particolare, che il pennello che ho usato per montarlo a Palermo, no, e immaginavo, ragazzi, ha una morbidezza, ha acquistato una morbidezza incredibile, perché è proprio una specie di balsamo, è incredibile, è diventato morbidissimo. Che prodotti? Che prodotti, ragazzi. Ovviamente ognuno racconta la sua. Io con questo qua, ragazzi, non mi dilungo. Sole piatti è bellissima, sì. Lo fa un bel po' di saponi, Tommaso, che non ti lasciano un po' strasatura, diciamo, cremoso in faccia o vellutato, ma ti lasciano proprio la barba fitta, sgrassata. Io onestamente, quella tipologia di saponi che ti lasciano la pelle sgrassata, purificata, sarà forse migliore, ma a me non mi fa impazzire. A me mi piace proprio un effetto invece vellutato, che mi sento come se avessi una crema che si è assorbita la pelle. Li ho tutte e due mai usati, proverò. Io ti consiglio la Prince da provare. Provali tutte e due, come ho fatto io, metà faccia. Posso dirti che la Prince mi ha colpito perché ho la pelle assurda, veramente. Io, ragazzi, con questo qua vi saluto, grazie della compagnia. Ci vediamo domani sera se la barba cresce, ma sì, l'abbiamo qualche rasoietto da provare, ragazzi, con barba spuntata tutto il giorno l'abbiamo, per vedere se irrita o no. Onestamente, con questo sole magari si va a mare, voglio evitare di farmi la barba tutti i giorni, perché poi col sole, anche se mi faccio una bella sbarbata, mi irrito. Però se mi arrivano troppi messaggi nel telefonino di qualcosa che voi in particolare avete la scimmia e volete che provo, io mi sacrifico, tra parentesi, lo sapete che mi diverto e se sono qua è grazie a voi che mi seguite. Quindi, ragazzi, che dirvi? Grazie a tutti e la buona serata. Fatemi sapere su questo prodotto. Io ora pubblico il video su YouTube. Spero che ci siano commenti di persone che le hanno provate, magari così per fare delle comparative fra di noi e se vi risulta la mia sensazione che ho provato questa sera in faccia. Io vi abbraccio, la buona serata, ragazzi, iscrivetevi al canale YouTube, lo sapete. Se vi è piaciuto il video, mettete il mi piace. E vi abbraccio e grazie sempre per l'affetto. Grazie, grazie sempre. Grazie.